Adesso, buona giornata alla nostra ospite Gabriella Ibano e a Cinzia Mucco che chiacchiererà per questo prossimo incontro attorno a una figura molto interessante che è Tina Modotti. Allora, vi chiediamo di rispettare i posti che sono segnati, non è un grande disagio, perché se no non sono rispettate le distanze tra le persone. Noi siamo obbligati a seguire delle norme, quindi chiediamo alla signora di spostarsi in un posto e al signore di spostarsi in un altro posto. Si deve sedere proprio nella fila esterna, grazie. Bene. Allora, non faccio perdere troppo tempo, è un libro che viene presentato, poi chi volesse, sentita la presentazione, acquistare il libro, fare una firma come è una delle belle tradizioni dei festival di letteratura e quindi anche il nostro, c'è modo appunto di farlo con la libreria là in fondo e poi il firmalibro che organizziamo alla fine degli incontri. Lascio a Cinzia il compito di presentare la nostra ospite che viene dalla Sardegna e che con Tina Modotti ha anche in comune la fotografia. Ma appunto lascio a Cinzia, se stanno complottando, nel senso che stanno decidendo un pochino che cosa, come impostare l'incontro. Io faccio solo colui che fa partire i video e le fotografie nel momento in cui mi viene detto. Grazie, buon incontro. Buongiorno a tutti, io sono particolarmente contenta oggi perché sicuramente mi aveva incuriosito tantissimo il personaggio di Tina Modotti, ma poi ho avuto l'occasione di conoscere anche l'autrice e quindi una persona con, diciamo, che ha avuto una vita molto intensa, forse non dell'intensità di Tina Modotti, ma sicuramente ci sono delle affinità. È un incontro per parlare di donne, in particolar modo Tina Modotti, che è stata una donna da una vita breve ma molto intensa, quasi un'eroina da romanzo, se non fosse che la sua vita è stata vera, e vorremmo gettare una luce più trasparente su questa donna, forse poco conosciuta ma di grande talento, una luce che sgombri il campo da vari pregiudizi misogini e ideologici, no? Quindi rendere un po' giustizia a una donna che ha vissuto in un periodo molto particolare, no? Quello della guerra civile spagnola, della seconda guerra mondiale, dei contrasti ideologici, no? Tra l'est e l'ovest, ed era una donna bella tra l'altro, piena di talento, ma di grande diciamo, forza d'animo. Una donna che la nostra autrice ha voluto raccontarci attraverso, dando a lei stessa la sua, diciamo, no? Il compito di raccontarsi, quasi a volere difendersi, no? Da tante critiche, e ha fatto in modo che si potesse incontrare, no? Ma con un'altra grande autrice che lei ama molto e che è Elsa Morante. Quindi un libro dove veramente si incontrano tanti personaggi, perché Tina Modotti ha conosciuto tanti personaggi della storia, della pittura, della fotografia, quindi una vita molto molto intensa, purtroppo molto breve, anche la sua morte è, no, molto misteriosa. Ecco, io lascerei all'autrice Gabriella Ibano, che è appunto una fotografa, ritrattista, impegnata nel sociale, giornalista, scrive articoli di fotografia, ha collaborato con il Teatro Donizetti di Bergamo, ha pubblicato Felice alle sue sorelle, che è un racconto di 20 donne contro la mafia, quindi Felice è la mamma di Peppino Impastato. Ha raccontato anche attraverso la pubblicazione Le mie signore di Sumpetar
che è una cronaca di volontariato nei campi profughi dell'ex Jugoslavia, quindi una autrice che fotografa anche realtà molto particolari, anche realtà tragiche, no? E quindi c'è un'affinità anche con Tina Modotti. Io lascerei quindi all'autrice di iniziare in qualche modo a raccontarci di questo personaggio, di come è arrivata a conoscerlo e a interessarsene. Grazie. Bene, allora grazie intanto a tutti, agli organizzatori, lo faccio subito perché poi a volte si dimentica ed è una cosa non carina. E ovviamente ci inizia perché già ieri ci siamo trovate subito, abbiamo fatto una lunga chiacchierata, e perché secondo me questi incontri, chiaro, siamo in un periodo un po' anomalo, no? Rispetto a quello a cui eravamo abituati fino a qualche tempo fa, però questi incontri sono importanti per tanti motivi, sono importanti per chi ha passione ad ascoltare queste storie, ma sono importanti anche per chi le propone, perché è un accrescimento non da poco. Ed è importante appunto conversare in anticipo, per quanto si può, insomma, in poco tempo, anticipando la presentazione, con chi ti affiancherà, come in questo caso Cinzia. E quindi poi si racconta quello che esce anche da questo, no? Questo incontro, perché alla fine la cosa importante è incontrarsi tra persone. Tina Modotti. Allora, esistono degli innamoramenti? Esistono. Allora, Cinzia ha citato poco fa un'altra grandissima donna che ho avuto il privilegio, la fortuna, il piacere immenso di frequentare gli ultimi anni della sua vita, che è Felicia Bartolotta, la mamma di Peppino Impastato, che appunto per me è stata una figura imprescindibile, no? Al di là del fatto che le ho dedicato il primo, poi il terzo libro, ma proprio per l'impatto umano, oltre che il grande ruolo che ha avuto di questa madre coraggio che non si è mai fermata fino, vi dico, io l'ho vista 3 giorni prima di morire, fino agli ultimi minuti, sempre alla ricerca della giustizia per questo figlio massacrato in quel modo atroce e barbaro, come diceva lei. E Felicia per me è stato un punto di riferimento importante che ho conosciuto. Tina Modotti ovviamente non l'ho conosciuta fisicamente, veramente, però ci sono anche quegli incontri che ti danno tanto. Io Tina l'ho conosciuta attraverso appunto il mio impegno di fotografa quando vivevo a Bergamo, mio marito di Bergamo, ho lavorato sto tanti anni a Bergamo, collaborando a Milano con un importante gallerista, si chiamava Gianfranco Colombo, dirigeva la galleria di all'epoca si davano i soldi per la cultura e tanti, e perché appunto ci sarebbe dovuto essere a Milano una mostra importante con delle immagini che arrivavano da Berlino inedite di Tina, e diciamo lì è nato questo mio interesse. Perché? Perché da subito, come raccontavo ieri a Cinzia, sentivo, adesso non faccio nomi perché sono nomi anche importanti volendo, nel frattempo sono diventati anche molto famosi, sentivo da parte di fotografi, uomini, appunto fotografi, una certa, come dire, non indifferenza, non voglio dire frasi cattive, comunque c'era questo senso di dire sì, vabbè, Tina Modotti è una donna molto così, diciamo, emancipata, ha raggiunto quello che voleva, ha manovrato, ha manipolato uomini importanti, in fondo è diventata fotografa solo perché era l'amante di Edward Weston, grande fotografo americano, e io mi sono un po' indignata, molto incuriosita come donna e come fotografa, e da lì è nato questo amore. Chiaramente ce ne sono tanti, poi per una fotografa tanti amori, no? Potrei citare Mario Giacomelli e tanti altri per chi frequenta e conosce il mondo della fotografia. Però Tina è rimasto un punto fermo. A distanza di tanti anni le ho dedicato un racconto, combinazione, le coincidenze sono importanti secondo
secondo me, in occasione di un anniversario importante, di un compleanno che Felicia non ha mai festeggiato, nell'ex casa Badalamenti, che è il bene confiscato alla mafia Cinisi, dal boss mafioso che decretò appunto l'eliminazione di questo giovane ragazzo che combatteva la mafia, ho raccontato la vita di Tina Modotti, perché fra l'altro di queste storie io raccontavo anche questa grande donna, Felicia, che anche se aveva la quarta elementare si appassionava nel sentire storie di donne che avevano comunque combattuto, che avevano avuto una vita difficile, sofferta e complicata, e racconto la sua vita. E lì, preparando questo monologo, chiamiamolo, io non sono un'attrice, però ho raccontato attraverso le immagini, eccetera, e quando ripercorrevo la sua vita, Tina, friulana, nata a Udine, emigrata in America, come tanti italiani a cavallo dell'Ottocento e del Novecento, lei parte nel 13, appena prima della guerra mondiale, la grande bellezza la porta a fare l'attrice a Hollywood, però abbandona poi quel mondo, se ne va con Weston, che nel frattempo aveva conosciuto a Los Angeles, se ne va in Messico, insomma, non ripercorre tutta la sua vita perché è stata una vita veramente avventurosa, per poi chi vorrà leggere il libro ci saranno tutti i momenti importanti, e poi espulsa dal Messico, inizia a lavorare, va a Mosca, al Soccorso Rosso, il suo impegno politico, Spagna, arriviamo in Spagna, vado molto veloce perché almeno visto che abbiamo anche i tempi giustamente concentrati, e lì c'è un momento vero della vita di Tina, che è attestato appunto da tante testimonianze, dove Tina dice più volte ai suoi referenti politici, parliamo di Palmiro degli Arti, parliamo di Pietro Nenni, parliamo di tutto, diciamo, il mondo dell'impegno contro Francisco Franco e quello che stava succedendo appunto in Spagna. Tina continua a dire, io, quando ormai purtroppo le sorti della Spagna a inizio 39 sono segnate dalla sconfitta dei repubblicani e dall'avvento del franchismo, Tina continua a dire ripetutamente, io voglio tornare in Italia, io voglio tornare in Italia per combattere il fascismo. Perché Tina, a quel punto, anche se avrebbe potuto in Spagna continuare a realizzare immagini fotografiche che sicuramente sarebbero state significative, visto quello che in pochi anni aveva fatto di importante in Messico, e visto che in Spagna aveva conosciuto fotografi, faccio due nomi, Robert Capa e Gerda Taro, la giovane fotografa che poi morì schiacciata da un carro armato, che le dicevano riprendi la macchina, fotografa, è importante il tuo contributo. Ma lei a quel punto, una scelta che tanti di noi appassionati di questa grande donna continuiamo magari a rovellarci intorno e dire ma perché non ha ripreso la macchina fotografica, e io sono convinta che ha fatto una scelta giusta, perché lei a quel punto, la sua frase famosa era, non posso fare bene due lavori nello stesso tempo. Ma per lei il lavoro era anzitutto impegno umanitario. Lei era sul campo di battaglia, affiancava il medico per fare le trasfusioni ai giovani anziani che avevano già rischiato la vita, avevano problemi. Era al capezzale dei moribondi, stava lì con loro fino all'ultimo respiro. Quindi lei aveva proprio questa passione, al di là dell'impegno politico e della militanza, aveva proprio una passione umanitaria. Ecco, io su questo tutto il rispetto, tutto l'amore verso una donna che fa queste cose, ed è proprio per questo, come diceva Cinzia, che era giusto far raccontare proprio a lei, in prima persona, determinati passaggi. Ora io, per entrare meglio nell'atmosfera, ci sono 3 minuti di foto, a proposito di Spagna, con un bel sottofondo musicale, quindi
per me anche una piccola pausa per... Il secondo quindi. E... Sì, ma non c'era l'immagine. Perché? Non so. Sì, forse. Come se fosse solo un fan musicale. Ah, tutte e due devono andare. No. Intanto che aspettiamo, vorrei leggervi soltanto un po' l'incipit, perché ricorda, almeno me, l'incipit della storia di Elsa Morante, no? Quindi la Roma dell'occupazione nazista. Dopo l'armistizio dell'8 settembre inizia la lunga occupazione nazista della città, dove si vive in un clima di terrore costante tra miseria e violenze. Su un tram affollato che sta andando verso la stazione Termini, nei pressi del Viminale, salgono due soldati della Wehrmacht. Si fa silenzio subito. Qualcuno cerca di fare battute sul tempo. Ammazza, oh che freddo che fa, essendo solo ottobre, chissà che inverno ci aspetta. Altri rispondono, sempre in dialetto romanesco, con i soldati che non capiscono. Tra le tante persone ci sono due donne, seduta una di fronte all'altra, la prima sulla trentina, minuta e con gli occhi da gatta, dallo sguardo fermo, quasi spavaldo, tiene stretta al petto una vecchia valigia, l'altra bruna e dall'aria triste, avrà quasi 50 anni, portati molto male, ma si capisce che da giovane è stata davvero bella. È attenta, con gli occhi segue ogni minuto, ogni minimo gesto dei militari, le loro mosse, come pronta all'azione in caso di necessità. Ecco, è il primo incontro, no, che si rivelerà significativo dopo qualche anno tra Tina Modotti, giovane, e tra Elsa Morante, giovane, e Tina Modotti. Un incontro che sarà, che l'autrice vorrà costruire, no, in una Roma a lei nota in cui ha vissuto anche Elsa Morante. Quindi la vita di Tina Modotti che si ricostruisce in una cornice narrativa, no? Attraverso proprio questa intervista ideale che si protrae nel tempo, no? Dove appunto noi ripercorriamo la vita di questa donna incredibile, insomma, no? Senza però trascurare anche il ricordo di Elsa Morante, due grandi donne che si incontrano o che idealmente avrebbero potuto incontrarsi. Allora, intanto fa niente. Sì, come dicevo, mi riallaccio anche a quello che dicevo prima. Io decido a questo punto, per farla incontrare a Roma con Elsa Morante, ma non perché, cioè diciamo è stato tutto un lavoro di calibratura dei fatti, perché intanto la prima invenzione ovviamente è che io dedico la vita di Tina, perché come vi dicevo quando leggevo, approfondivo questo momento di lei che diceva voglio tornare in Italia, cosa che purtroppo non fa.
farà perché le diranno Tina è troppo pericoloso, sei molto provata, l'esperienza spagnola ti ha sfiancato e lei tornerà in Messico, morirà in quella terribile notte tra il 5 e il 6 gennaio del 42, a 46 anni, dopo una cena a casa di amici, tra cui Pablo Neruda, e ci sarà questo epilogo, no? Tragico. E io quindi decido però di farla tornare, cioè voglio, come dire, esaudire questo suo desiderio. E prospetto un'altra possibile prosecuzione della sua vita. A quel punto, da vari indizi per questo lavoro, come raccontavo ieri a Cinzia, a parte il lavoro di stesura vero e proprio, no? Quindi l'ispirazione, la creazione, i passaggi vari, di scrittura in senso lato, ci ho lavorato molto a tavolino per costruire, diciamo, le plausibili situazioni. Non volevo inventarmi chissà cosa, no? Doveva esserci della veridicità, altrimenti sarebbe stata una finzione così, un po' banale, diciamo. E allora ci ho lavorato molto, molto dal punto di vista delle possibili casual connessioni, incontri, nomi che adesso non dico perché insomma sono anche nomi importanti della letteratura italiana, eccetera, che in effetti Tina Modotti avrebbe potuto incontrare in quei luoghi, in quelle situazioni, a Roma e non solo. Un incontro importante avviene a Boves, no? Tra Boves e le Alpi Marittime, perché io decido a un certo punto, dico, con questo percorso di vita, questa donna coraggiosa, avventurosa, senza freni proprio dal... Ah, ecco, allora una piccola pausa perché Tina reclama la musica spagnola. Possiamo? Ecco, scusate questo... Un'attrice a Hollywood. Thank you.
proposito di queste foto, volevo solo citare quello che dice Tina Modotti a proposito della fotografia. Dice: desidero fotografare ciò che vedo sinceramente, direttamente, senza trucchi. E penso che possa essere questo il mio contributo a un mondo migliore. Certo. Ed è questa la risposta migliore che Tina, come dicevo poco fa, potrebbe ancora dare a alcuni fotografi che non la considerano poi così tanto come importante riferimento per la storia della fotografia, anche perché Tina in soli 7 anni in Messico, lì avete visto alcune sue immagini, ha veramente aperto la strada della fotografia sociale, perché parliamo degli anni 30, quindi è stata una delle prime a fare, a realizzare certe immagini. E anche lì c'è un riscontro importantissimo dal punto di vista suo, proprio biografico, personale, perché Tina, e lo diceva tante volte, nel libro glielo faccio ripetere diverse volte, aveva veramente una predisposizione naturale verso gli esseri umani. Cioè lei aveva vissuto da bambina una vita difficilissima, quando era Udine, lavorava in Finlandia per 10-12 ore al giorno, le maniche sanguinavano, la famiglia povera, portava quel poco che guadagnava per far mangiare i fratelli piccoli. Quindi lei, quando si trova in Messico di fronte a questi bambini disperati, di fronte ai campesinos, eccetera, lei dice: io ho rivisto la mia infanzia triste, difficile, a Udine prima di partire per sperare in una vita migliore. Quindi questo nelle foto di Tina è visibilissimo, perché io adesso parlo da fotografa, e come diceva Cinzia, anche per esperienza mia personale nei campi profughi, in ex Jugoslavia, eccetera. Se tu sei anche un bravissimo fotografo, che tecnicamente sei ineccepibile, conosci tutti i trucchi del mestiere, ma non hai l'empatia, che sembra una parola banale, ma è lì, lì, è tutto lì. Io ad esempio, con le dovute differenze, mi sono trovata in situazioni difficili, pesanti, da fotografare, quando ero nei campi profughi, però mi rendevo conto, e questo lo dico anche, ho visto c'è qualche copia lì nel mio libro, nel mio di Schumpeter, mi rendevo conto che potevo farlo, perché le persone che avevo di fronte sentivano che io ero vicino umanamente. E allora lì, come si dice, o ci sei così o non ci sei. Nessun manuale di fotografia, nessun trattato di psicologia ti può spiegare. Lì è un'empatia che nasce in un certo modo. E Tina l'ha fatto in Messico in maniera splendida. Però appunto le sue frasi, le sue affermazioni, che io nel libro tra l'altro ci ho tenuto tutto quello che è proprio uscito dalla sua bocca, che ho ripreso ovviamente anche da vari libri, perché il libro è piccolino, ma diciamo ha dei riferimenti bibliografici abbastanza corposi, sono tutte frasi, le frasi in corsivo sono le frasi che effettivamente Tina ha detto, come anche alcune frasi di Elsa Morante. E qui arriviamo a questo incontro. Allora, ci ho lavorato tanto pensando a chi poteva essere la spalla ideale, no? E sinceramente, oltre al fatto che ovviamente amo profondamente la figura di Elsa Morante, e non solo come scrittrice, ma anche per la vita, anche lei difficile, controcorrente e certe volte anche criticata e osteggiata fortemente, che spesso è stata oscurata da quello che per 25 anni è stato il marito, Alberto Moravia, quando poi invece andando a scavare, perché io ovviamente per realizzare il libro ho approfondito tanti aspetti sulla vita di Elsa Morante, alla fine esce questa figura di questa grandissima scrittrice che senza ombra di dubbio è uno dei nomi più significativi del nostro Novecento,
esce fuori che invece, come dire, Moravia aveva, non voglio dire la parola il terrore della moglie, ma diciamo che teneva molto al suo giudizio. Cioè, ad esempio, vado appena appena fuori dall'argomento, ma è interessante, Elsa scriveva e non faceva mai leggere niente, parliamo in questo caso della prima fase, perché mentre lei scriveva Menzione e Sortileggio, lui scriveva La Ciociara in due stanze separate, tornando dopo la guerra, eccetera, ma non faceva mai leggere niente al marito. Moravia, ogni tre pagine, Elsa, senti cosa ho scritto, Elsa che dici, Elsa cosa ne pensi? E spesso era lei che dava suggerimenti per i titoli, lo aiutava anche in certi momenti, in passaggi, lo aiutava, ecco, semplicemente lo aiutava. E però anche in questo caso la vita di Elsa Morante è stata spesso criticata perché lei era poco mondana, non partecipava ai salotti romani come invece faceva il marito, eccetera, eccetera. Questa è una piccola parentesi per dire che questa donna è, alla fine, caratterialmente anche, si sono avvicinate bene nella struttura di questo lavoro, perché pian piano da Elsa, che all'inizio giustamente la devo far essere, come dire, stupita, perché incontra questa donna più grande di lei, che le nomina nomi del calibro di Majakovskij, García Lorca, Stalin, eccetera, eccetera, è chiaro che questa giovane donna, ancora non famosa, che insomma sì, frequentava il suo giro intellettuale, politico a Roma, eccetera, però rimane incuriosita. All'inizio, anche se caratterialmente Elsa Morante era abbastanza ruvida, cioè non era una che si tirava indietro, però rimane un po' sbalordita, stupita, la lascia parlare, poi però via via mi rendo conto che questa spalla deve diventare pian piano una coprotagonista, e infatti, andando avanti nel libro, la presenza di Elsa Morante diventa forte, importante, perché man mano cresce l'affinità, l'amicizia da queste donne in queste passeggiate romane. Chiaro, io conosco bene Roma, a Roma ho dedicato la mia tesi di laurea a lettere negli anni 80, alla Firenze, a Roma, una città dove sono nata, che amo profondamente, anche se ora le mie radici siciliane mi hanno portato a vivere nel profondo sud, col marito bergamasco che sta anche bene in Sicilia. Quindi voglio dire, Roma ci sta come sfondo, queste passeggiate romane, e cresce questa amicizia tra di loro, e come dire, ci tenevo proprio attraverso questo dialogo, diventa un dialogo. Cioè, proprio verso la fine, a un certo punto faccio proprio, quasi quasi diventa Elsa la protagonista, verso la fine del libro, perché a un certo punto si capirà che è nata talmente questa amicizia, questa affinità, che Tina si renderà conto che questa donna l'ha capita, l'ha conosciuta attraverso i racconti, e a quel punto Elsa, caratterialmente già predisposta, no? Tanto con la sua intelligenza, con la sua capacità interpretativa, eccetera, fa anche, come dire, dei commenti importanti che magari all'inizio non si sarebbe permessa, perché si sentiva, aveva questo timore reverenziale verso questa donna che si è resa conto da subito che aveva, come si dice, con una frase un po' retorica, permettetemela, incontrato la storia, con S maiuscola, perché Tina Modotti ha veramente incrociato le vite di personaggi, magari non in maniera approfondita, però per esempio il grande, grandissimo amore di Tina Modotti, avete visto quella foto di profilo del ragazzo, Julio Antonio Meglia, cubano, esule cubano che viene ucciso, ci sarà in Messico davanti ai suoi occhi, e per questa uccisione Tina verrà anche ingiustamente accusata e subirà un linciaggio morale pazzesco. Un Antonio Meglia a Cuba è considerato l'antenato di Che Guevara. Quindi diciamo, lei ha incrociato veramente delle situazioni importantissime. E quello, diciamo, è lo spartiacque, la morte di Julio,
è lo spartiacque della, sua vita, perché lei in quel momento, diciamo, perde sì il grande amore della sua vita, perde l'uomo col quale condivideva anche l'impegno politico, la militanza, eccetera. Però a quel punto, quando poi la sbattono fuori dal Messico e in due giorni deve scappare velocemente, perché viene espulsa, perché viene anche accusata ingiustamente di avere cospirato contro un attentato al quale lei non ha partecipato minimamente, contro l'allora presidente messicano. Quindi questa donna che viene ributtata su questa nave, ritorna in Europa, dove tenta, va a Berlino, tenta di fare la fotografa, però non ce la fa, e lì appunto l'impegno politico man mano prevale. Quindi dimostra questo coraggio sconfinato, come dicevo poco fa. Quindi, visto che il tema qui è il fuoco, se il fuoco simboleggia il coraggio, l'energia, la forza, cioè qui c'è veramente una materia potente, però tutto questo, ripeto, lo fa, ed è questa la cosa molto importante che rende grande, grandissima questa donna, non lo fa per suo vanto, per arrivare, per diventare importante, famosa. Lei, se avesse voluto, ma anche a livello politico, lei in Spagna non figurava ufficialmente, ma organizzava le brigate internazionali, organizzava gli incontri, non so, Hemingway, Monroe, eccetera, eccetera, organizzava gli incontri degli scrittori a sostegno della guerra civile, dei repubblicani. Ha fatto un lavoro immenso, però dietro le quinte, cioè non aveva bisogno di apparire. E questo, permettetemelo, è una lezione che servirebbe a tanti nostri o politici o persone che spesso hanno più piacere di apparire che essere realmente. Quindi secondo me questa è una lezione di vita importante. Io ci tenevo che lei, ripeto, ma senza esagerare, perché lei non è che dice ah, io ho fatto, io sono stata, io sono grande. No, io ho fatto una cosa in cui credevo, e tutto quello che è stato la mia vita, la mia libertà, una donna libera, benissimo, donna libera. E qual è il problema? Cioè, perché questa donna comunque, se avesse voluto, avrebbe potuto essere moglie di qualche personalità importante, gente che avrebbe venduto l'anima per averla, ma lei si è data innanzitutto per amore, questa è la cosa importante. Quindi tutto quello che ha fatto, la critica di dire ah, una donna libera, poi anche la parentesi, probabilmente ha avuto una storia con la grande pittrice Frida Kahlo, qual è il problema? Cioè, però purtroppo queste sono le cose che offuscano l'immagine, certo, ancora tendo, oggi, perché non è così, certo, conosciuta come, certo, no? Certo, non meriterebbe. Quello che mi ha colpito poi quindi è stato proprio che all'apice, in fondo, come fotografa aveva avuto successo in un'epoca in cui le donne, insomma, in fotografia non erano molto, diciamo, riconosciute, e proprio nel momento in cui lei ha successo lascia. Nel momento in cui lei ha successo, fa la sua parentesi hollywoodiana, no? Era diventata un'attrice già, diciamo, molto ammirata, no? Anche lì lascia, cioè il successo non interessa per niente, no? Lei agisce per passione, mi sembra di capire, no? E quindi anche questo è una cosa che, insomma, no? Dà un'immagine molto forte di questa donna, e forse era troppo forte per quel periodo, no? Agli occhi degli uomini, insomma, era troppo avanti, ma ancora adesso, a quanto pare, sì, no? Sì, sì, sì. Perché mi dicevi che a Udine volevano dedicarle. Questa no, ecco, magari è terribile, ancora oggi, insomma, no? Io a Udine, diciamo, sì, una parola pesante, esatto, tanto, in televisione si sente di tutto, non solo. Allora, a Udine, io ho conosciuto 4 anni fa, c'è stata una grande mostra bruttina. Mari Domini, lei è la moglie del fotografo di Udine, Riccardo Goffoletti si chiamava, io purtroppo non l'ho conosciuto, che è stato quello che ha scoperto Tina Modotti, perché Tina Modotti è stata scoperta alla metà degli anni 70, casualmente, perché questo fotografo, allora trentenne,
a un incontro sugli esuli friulani che erano stati nelle brigate internazionali durante la guerra civile spagnola, si vede tra le mani un opuscoletto dedicato a Tina Modotti, e quindi lui comincia a leggere, nata a Udine, fotografa, quindi lui comincia a andare un po' in fibrillazione, copertina di Renato Guttuso, omaggio alla sua morte con nomi, appunto, no? Altisonanti, la poesia di Neruda, eccetera, eccetera, e quest'uomo come dedica tutta la vita a questa donna. La moglie mi dice addirittura, pensa che Riccardo, è morto giovane, 73 anni, non ha visto la mostra di Udine, una mostra imponente, e in punto di morte, dice, avrei dovuto essere gelosa, le poverine, immaginate, ha dedicato anche lei la vita insieme a marito e altri condotti Modotti di Udine, mi diceva, mi raccomando la mostra di Tina, l'ultima sua parola è stata Tina. Cioè, ecco, quindi immaginate questo amore, questa donna mi dice, guarda, qualche anno fa proponiamo a Udine, Udine c'è ancora, non c'è niente, ma insomma c'è la via, il quartiere dove è nato, eccetera, la casa, si vede, c'è una targa, e proponiamo di dedicare una via, quella via, a Tina Modotti. E mi dice, sai cosa mi ha risposto l'allora assessore? A chi? A quella puttana? Nella città natale di Tina Modotti, ancora qualche anno fa, c'era questa considerazione. E nel frattempo, da Riccardo Toffoletti in poi, che poi ha mosso tra l'Atlantico di qua e di là, studi, ricerche, sono stati scritti tantissimi libri, no? Grazie a questo input. Nel frattempo la figura di Tina Modotti, anche se, ripeto, meriterebbe di essere ancora più conosciuta, ha avuto, diciamo, è stato scavato molto su di lei, sono state mostre imponenti, importanti in tante parti del mondo, e però nella sua città natale c'è ancora, e non so se adesso più avanti tenteranno ancora, forse sperando in qualche politico più lungimirante, però è pesante questa cosa, è pesante perché questo fa capire. Sì, io credo che la percezione che ho avuto ancora prima di conoscerti è che in qualche modo volessi risarcire, no, questa donna attraverso il libro, no? Dedicandogli del tempo, dandole quella parola che non ha potuto avere per difendersi, no? Ancora oggi una donna così ha bisogno di difendersi, quindi ben vengano queste occasioni e speriamo di poter avere anche una mostra di Tina Modotti, perché sarebbe veramente... diciamo, io penso anche per Verdana, insomma, no? Sarebbe veramente una grande occasione, visto anche, credo, la qualità, insomma, di questa fotografia, ecco. Sì. Allora, credo che abbiamo qualche minuto per qualche intervento che sono sicuro non mancherà. Prima cosa, noti il servizio, Cinzia, quando ti alzi stai attenta, perché c'è il gradino. No, intanto che pensate a qualche domanda, approfittando della presenza di Gabriella Ebano, a noi capita, e anche quest'anno capita, che avendo scelto un tema poi si trovano tanti collegamenti che magari non avevamo pensato tra un incontro e l'altro. Ad esempio, sicuramente l'incontro di ieri con due delle persone che hanno anche dedicato sia amicizia che conoscenza indiretta per Alba Merini, ci hanno fatto venire voglia di continuare a conoscere questa figura femminile che ha qualche somiglianza anche in questo aspetto, diciamo così, insultante o comunque molto superficiale di considerazione. Invece una cosa che ci sarà domani, e richiamo l'attenzione su questo, ci sarà Chiara Carminati che presenta un libro che si chiama Fuori Fuoco, che tratta lo stesso titolo di un libro di Robert Capa, e Fuori Fuoco proprio in questo senso fotografico, perché attraverso 13 fotografie di famiglie, di donne della
e di bambini della prima guerra mondiale, racconta il ruolo fuori fuoco delle donne durante la prima guerra mondiale, in un racconto che è scritto, perché Chiara Carminati scrive molto bene per gli adolescenti, è scritto per quella fascia d'età, quindi un altro filo che unisce due incontri di questo festival. C'è Riccardo Brezza, che è l'assessore, è venuto apposta per recepire anche queste possibilità, una mostra di fotografia su Tino Modotti, parliamo di Alda Merini in maniera seria nelle scuole garbanesi, perché lui è assessore alla cultura e alla pubblica istruzione. Quindi se vuole interviene per dire quello che vuole, però un pochino lo mettiamo come riferimento, sicuramente non avrebbe la reazione di quell'altro assessore, di cui per pietà, se non diciamo il nome e l'appartenenza politica. Chi vuole dire qualche cosa? So che Tina Modotti è molto amata da persone che l'hanno conosciuta per vie diverse, quindi magari qualche appunto, qualche domanda. Poi dobbiamo essere abbastanza puntuali perché dobbiamo fare il collegamento con Cristina Noacco, che dalla Francia si collegherà con noi per l'incontro successivo, che non sarà impoverito da questo, ma dobbiamo fare anche elementi tecnici. Ecco Riccardo, che prenderà un impegno solenne a nome della città di Verbania. Sì, grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Io ero venuto in realtà da cittadino, diciamo, da appassionato, quindi però è evidente che mi sembra importante reagire anche alle proposte e alle suggestioni che sono state lanciate. Veramente bello pensare che la città di Verbania possa essere un tassello di questa riscoperta e di questa volontà di risarcimento. Mi ricollego alle parole che avete usato voi, quindi la disponibilità c'è e letteratura del resto quest'anno già sta riscoprendo un autore invece del territorio, che è Dalmasetto, al quale sarà dedicato anche un convegno successivamente alla fine del festival vero e proprio, quindi è anche interessante e positivo che questi festival aiutino a riscoprire alcune figure e a trasmetterle ad un pubblico più vasto, che non è solo quello degli interessati, e tante delle cose che abbiamo sentito oggi sicuramente possono essere protagoniste di una mostra, di un convegno, di un'iniziativa, insomma costruiamola assieme. Da parte dell'assessorato c'è massima disponibilità, quindi grazie, è un piacere. Altri? Se no lo chiediamo. Posso dire una cosa velocissima, scusate. Allora, inciso veloce. Sono contenta anche di una cosa. Da questo libro è nato, te l'ho contato ieri, adesso una cosa parallela riguardo al Samorante. Pensate, dalla lettura di questo libro, di un'amica siciliana che è architetto ma è molto appassionata di letteratura, nata a Santa Margherita Pellice, che è il paese del Gattopardo, Tomasi di Lampedusa, eccetera, quindi parliamo di letteratura anche qui alta, sta nascendo, adesso sono anche io inserita in questo percorso, lo stiamo chiamando Laboratorio Storico Letterario, un percorso per andare a scavare sulle origini siciliane di Alzamorante, che si rifanno anche a Santa Margherita Belice, quindi sono contenta anche di questo, cioè in pratica stiamo prendendo adesso il via per un lavoro importante che l'anno prossimo al 90%, ci ha assicurato il sindaco e anche il direttore artistico del premio letterario Tomasi di Lampedusa, verrà inserito in questo premio importante che ogni anno viene dedicato a questo grande scrittore. Quindi ci tenevo anche a lanciare questo sempre percorso per risarcire un'altra donna. Certo, io vi ringrazio. Sì. No, noi ringraziamo Gabriella Ebano, io faccio. Prima c'è un convegno e ha detto che viene dalla Sardegna, no? Sicilia. Dalla Sicilia. E a noi la Sardegna quest'anno interessa meno perché non è terra vulcanica. E invece di Sicilia abbiamo visto ieri le fotografie e i video meravigliosi di Roberto Bianchetti, si parlerà nuovamente questo pomeriggio con il vulcano di Enea. Della Sardegna quest'anno
stessa cosa per l'uscita. L'uscita 2 per quelli che stanno da questa parte, l'uscita 3, cioè di là, per quelli che stanno di qui. Chi però vuole incontrare direttamente, salutare, far firmare il libro e vederla Evano, l'uscita 2 dove c'è il firmalibro. Chi deve, vuole venire all'incontro successivo fa un giro, passa dal via e torna qua. Intanto noi sanifichiamo. Allora, vi invitiamo ad essere veloci perché dobbiamo utilizzare questi minuti di cambio per sanificare le sedie, quindi uscite appunto, come diceva il Presidente, dall'uscita 2 e dall'uscita 3, l'uscita 2 per incontrare anche la nostra autrice e per un copia firma. Nel frattempo i ragazzi volontari, che ringraziamo ancora una volta per la loro disponibilità, stanno intervenendo per mettere tutto in sicurezza. Nel frattempo abbiamo qualche damigiana ancora vuota che serve per raccogliere qualche contributo. C'è già la damigiana là, quella serve per l'uscita 2, 3, e se volete darci un contributo noi vi ringraziamo, aiutano a coprire le spese organizzative che sono sempre tante. Benissimo, abbiamo dei volontari che sono eccezionali, veloci, sono in tanti, quindi il pubblico presente all'atrio può già accomodarsi perché abbiamo terminato di sanificare i posti, quindi potete accomodarvi e tra qualche minuto diamo inizio alla ripresa, alla videoconferenza con l'Andoacco, che sarà presentata da Sergio Ronchi, il nostro grande giornalista della stampa. Possiamo veramente sbagliata, certo.
Eccoci qua. Buongiorno. Bene. Però, tu come mi vedi? Vado luminoso? Troppo? Io ti vedo. Tu mi senti? Io ti sento, sì, sì. Sì. Ascolta che ti chiedo una cosa, quando, quando finisce di proiettare l'audio, il video, sì. Noi rifacciamo una connessione? No, teniamo sempre la connessione diretta, teniamo la connessione sempre attiva, questa. E poi si vada bene? Non ci sarà uno stacco? No, no, perché due persone possono essere collegate con te. Perfetto, benissimo, okay, benissimo, va bene. Ciao Sergio, non ci siamo più sentiti poi. Abbassati che ti vedo un attimo.